il Signore si farà conoscere agli egiziani. Ci sarà una strada dall'Egitto verso la Siria. L'Assiro andrà in Egitto e l'egiziano in Assiria, e gli egiziani renderanno culto a Yahweh insieme con gli assiri. Israele sarà una benedizione in mezzo alla terra. Carissimi, la profezia di Isaia, ritenuta dagli studiosi una tra le più importanti dell'Antico Testamento, annuncia qualcosa di impensabile, di inimmaginabile. L'Egitto, infatti, si presentava come il nemico di sempre di Israele. Inoltre, aprire una strada tra l'Egitto e la Siria significava aprire una via di pace tra potenze in conflitto per il dominio della regione. Ma c'è di più nel brano proclamato: una via di pace che passa, dice il profeta, per la testimonianza del popolo di Yahweh. Non ci sfugge la grande attualità di questa profezia, soprattutto se guardiamo ai dolorosi scenari del vicino Oriente e della Terra Santa in particolare. Veramente i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. Solo Dio può prospettare una simile magnanima visione che sembrava andare contro tutti i dati storici. In questo modo, oggi la liturgia ci insegna che l'universalità della salvezza, su cui abbiamo meditato domenica scorsa, la domenica della venuta del Signore, questa universalità della salvezza, ecco l'elemento cui la liturgia ci invita a riflettere oggi. L'universalità della salvezza dipende dal disegno di Dio, che la lettera agli Efesini definisce così: questo disegno, da mistero nascosto da secoli in Dio creatore dell'universo, viene attuato in Cristo Gesù, nostro Signore. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio, ci ha detto il canto al Vangelo. Tutti gli uomini sono chiamati ad essere figli del Regno. È il tema di questa seconda domenica dell'Avvento ambrosiano, figli del Regno. La venuta del Signore, quindi, l'Avvento, lega in questo modo tra di loro tre elementi decisivi per la storia personale di ciascuno di noi e di tutta la famiglia umana. Il primo, la salvezza è universale, rivolta a tutti. Il secondo, è universale perché è il dono di Dio che si attua storicamente e definitivamente in Cristo. Infine, è questa salvezza attuata che ci consente di diventare figli del Regno. La lettera agli Efesini nota un dato importante che tendiamo a sottostimare, e cioè che questo accesso al Regno diviene manifesto di fronte ad ogni potere, mondano e sovramondano, per mezzo della Chiesa. Nell'adorabile persona di Cristo Gesù
morto e risorto, possiamo allora, carissimi, vedere e toccare con mano la salvezza vivente e personale. In Lui, l'amato, e per Lui, anche noi, come San Paolo, pur essendo gli ultimi, cioè pur senza meritarlo, possiamo, come dice la lettera agli Efesini, annunciare alle genti, comunicare a tutti questo progetto eterno, progetto fondamentale perché in esso, insiste la lettera apostolica, abbiamo la libertà di accedere a Dio, la libertà di accedere a Dio in piena fiducia come? Risponde San Paolo, mediante la fede in Lui. L'inizio del Vangelo di Marco, che abbiamo sentito poco fa proclamare, mette una lente di ingrandimento su questo benefico disegno di salvezza, così che lo possiamo meglio contemplare e meglio gioire per il grande dono che ci è stato fatto, a cui l'Avvento ci sta preparando. Questa lente ci mostra che cosa? La necessità del nostro cambiamento, la necessità della nostra conversione. La salvezza domanda un cammino, e nel Vangelo di oggi questo cammino è ben indicato nella persona e nella missione di Giovanni il Battista. Vediamone brevemente le tre principali caratteristiche. Il brano di Marco evidenzia anzitutto una corrispondenza profonda tra ciò che il popolo attendeva, cita la profezia di Isaia, e quello che stava accadendo nell'hic et nunc della storia. Dice Marco: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, cita Isaia. Egli preparerà la tua via e voi raddrizzate i suoi sentieri. In secondo luogo, il Vangelo sottolinea il carattere che il gesto battesimale di Giovanni comporta. Lo abbiamo definito carattere di conversione, cioè di penitenza, un uscire dalla città, un recarsi nel deserto per andare in profondità, penitus del proprio io, e interrogarsi sul senso della vita, cioè sulla direzione e sul significato del nostro vivere. Un battesimo, dice Marco, di conversione per il perdono dei peccati. Conversione che è rappresentata in termini nitidi, ben scolpita nel modo di vestire, di mangiare, in una parola del modo stesso di vivere, dello stile di vita, come amiamo dire oggi, dello stesso precursore. E infine, terza caratteristica, l'Evangelista sottolinea con forza la chiara consapevolezza della necessità, del bisogno che l'uomo ha di uno più forte di sé per poter essere salvato. Viene dopo di me colui che è più forte di me. Il grande Battista dice: io non sono degno. Io non sono degno. Quante volte ci viene alla coscienza questa condizione in cui sempre versiamo? Insiste Marco: accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. Perché? Perché egli annunciava una novità, una novità di vita. Ma questa novità è ben precisa
non è il battesimo di giustizia che il Battista pratica. Dice infatti: io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Già si intravede il senso del battesimo cristiano, per il quale l'immersione nell'acqua compiuta con fede diventa segno efficace del dono dello Spirito Santo, che consentirà di godere tutti i frutti, come li chiama il Catechismo, dell'alleanza promessa. Nell'orizzonte dell'anno della fede e nel tempo propizio per la nuova evangelizzazione delle nostre terre lombarde e delle affaticate regioni europee, la persona e l'opera del Battista ci viene quindi indicata dalla Chiesa Nostra Madre e ci mette in causa, ci chiama in causa qui ed ora, noi che siamo convenuti nella nostra amata cattedrale o nelle nostre chiese oggi, o attraverso i mezzi di comunicazione convenuti nelle nostre case e nei nostri ambienti comunitari. La fede, a questo ci richiama la conversione praticata dal Battista e inesorabilmente riproposta sulla scia di Gesù, alla nostra incredulità. La fede è una fiamma viva che illumina tutta la persona e tutta la casa. Ma di che casa si tratta? Forse solo della Chiesa? No, di certo. Gli uomini e le donne di fede, che sono, come abbiamo visto settimana scorsa, uomini e donne di luce, sono chiamati ad essere una risorsa per tutta la società, che è la casa abitata dalla famiglia umana. La nuova evangelizzazione, cui i cristiani sono chiamati, poggia quindi sull'incrollabile certezza del disegno universale di misericordia cui la liturgia ci sta oggi richiamando. Il prefazio approfondisce questo disegno con parole piene di speranza, per noi impensabili. Dice: il peccato ci aveva consegnato alla morte. Dalla carne di Cristo il tuo amore infinito ci ha riplasmato alla vita. Fratelli e sorelle carissimi, nella prospettiva dell'eternità che già si anticipa nella Santissima Eucaristia, tutto, anche il male, persino il male che appare ingiustificabile, può essere circondato da ogni parte dal bene. Siccome le cose stanno così, non ci sorprende la sconvolgente affermazione contenuta sempre nel prefazio. Ascoltiamola attentamente. Padre Santo, tu sei un Dio di misericordia e alla punizione della colpa preferisci sempre un generoso perdono. Tu sei un Dio di misericordia e alla punizione della colpa preferisci sempre un generoso perdono. Di fronte alle espressioni talora brutali del male, soprattutto il male commesso contro i bambini, contro le donne, contro chi è in condizione di debolezza, cosa significano queste parole del prefazio? Sono forse una scusante? No,
l'autentico perdono, il perdono di Dio, non abolisce certo la giustizia, ma la compie fino in fondo. Il perdono di Dio è il suo modo straordinario di salvare il passato, il mio, il tuo, il nostro passato, che ha bisogno di essere redento, riscattato. Spesso noi uomini, di fronte al male compiuto, reagiamo con sdegno, con rabbia, ma poi, col passare dei giorni, concludiamo quasi rassegnandoci ad esso come se fosse irrimediabile. Quel che è stato, è stato. Invece, la misericordia di Dio che salva non è il colpo di spugna che cancella le colpe. La grazia dello Spirito del Risorto che ci rende giusti è un'opera di ricostruzione dell'uomo, è un invito pressante rivolto anche al peccatore, anche a chi delinque, perché le nostre azioni ci seguono e continuano a segnare la nostra biografia e la nostra libertà. Allora solo la laboriosa penitenza, solo la sincerità, il riconoscimento totale e sincero del male compiuto, solo l'espiazione, solo la disponibilità a pagare il prezzo della riparazione può restituire dignità e stima di sé a chi sbaglia. In questo cammino di ricostruzione dell'uomo, anche tutto quello che è domandato dalla giustizia umana deve essere assunto e sofferto come parte integrante di questo percorso di espiazione, che non si deve mai ridurre però all'aspetto vendicativo della pena. Nessun uomo può sottrarsi a questa indispensabile regola dell'umana convivenza. L'espiazione è condizione di quel cambiamento chiaramente esigito dalla giustizia praticata e predicata da Giovanni e assunta nella prospettiva della misericordia di Dio da parte di Gesù. Allora, il domandare con umiltà il perdono al Signore, alle vittime, alla società, mette il colpevole in condizione di abbracciare la sua vittima se e quando questa lo vorrà. E tuttavia, qual è il passo a cui siamo chiamati noi, qui questa sera, noi figli del Regno? Qual è il passo che ci è chiesto di fronte al male compiuto dal nostro fratello uomo? Come andare costruttivamente oltre lo sconcerto, oltre lo sdegno, oltre il dolore? C'è una sola strada: accettare anzitutto il contraccolpo dell'azione negativa dell'altro nella mia persona, nella nostra persona, orientando con l'intensificarsi della preghiera lo sguardo e il cuore al crocifisso innocente che ha inchiodato alla croce i peccati e le colpe di tutti. Il male altrui ci deve urgere a riconoscere il nostro male, le nostre colpe. Allora, il dolore per la nostra colpa e il nostro peccato ci fa guardare senza nulla minimizzare alla colpa dell'altro dal di dentro della nostra fragile pochezza. Ci interroga circa la nostra responsabilità di fronte a noi stessi, agli altri, a Dio. Apre la strada al nostro cambiamento, aiuta la libertà di colui che ha sbagliato, dà vigore,
al nostro santo battesimo e in ogni caso ci rende nello stesso tempo uomini di pace, cristiani più autentici e cittadini migliori. Carissime sorelle, carissimi fratelli, sostenuti qui ed ora, nel presente e nel futuro, dalla speranza certa che il disegno eterno è veramente in atto nella storia a beneficio della libertà degli uomini, alziamo allora il nostro sguardo verso il Natale, verso il Dio che viene. Ai piccoli gesti suggeriti domenica scorsa voglio aggiungere l'invito ad affidarci a Maria Santissima, nostra Madre, mediante la recita di una decina di rosario ogni giorno. Crescerà così in noi, come abbiamo pregato all'inizio dell'assemblea, il proposito di andare incontro con operosa giustizia al Salvatore che viene. Aspettiamo il compimento, ne siamo stati avvertiti dal Battista. E allora come non correre spediti verso colui che sta venendo? Amen.